Salve a tutti, vorrei farvi una piccola dimostrazione del funzionamento del sensore di pedalata assistita, ovvero questo qui, opportunamente assemblato e fissato nel punto dove rimarrà effettivamente. Il sensore consiste ed è costituito da un sensore RID, come questo qui, non so se è abbastanza visibile, il quale verrà sollecitato da questo magnete, opportunamente posizionato dietro questo pedale. Ad ogni rotazione del pedale, quindi ad ogni sollecitazione del sensore, dovrebbe accendersi questo LED. Se questo si verificherà, in realtà ne verrà verificato il corretto funzionamento, ma soprattutto la corretta distanza fra sensore e magnete. Diciamo che nell'uso abituale, con sensore collegato alla centralina PWM, ad ogni rotazione del pedale, quindi ad ogni sollecitazione del sensore, corrisponderà un'alimentazione del PWM, quindi un'alimentazione del motore per circa 10 secondi, trascorsi i quali, nel caso in cui i pedali non dovessero andare in rotazione, quindi dovessero essere fermi, verrà tolta automaticamente alimentazione al PWM e quindi al motore. Diciamo che questo accorgimento dovrebbe rendere il mio progetto a norma di legge. Passiamo adesso alla verifica. Beh, direi che il test è andato bene, quindi posso procedere adesso al montaggio, quindi al collegamento del sensore di pedalata assistita direttamente alla scheda PWM.